tavola con la questione del soggetto e ancora più precisamente con la sua teorematica, ovvero non c'è più soggetto perché non è mai esistito se non come creatura fantastica. Lucien Goldman, nella discussione che seguì alla conferenza di Michel Foucault, Qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Che cos'è un autore? Imputò allo strutturalismo una negazione del soggetto. Lacan replicò che si trattava di dépendance du sujet, dipendenza del soggetto. Questione che già in Freud è quella della determinazione, anzi della sovradeterminazione della vita stessa e non solo del processo inconscio. A proposito di processo, Louis Althusser, che l'ha evitato per l'assassinio della moglie Hélène, teorizzava il processo senza soggetto. È strano, apparentemente, per noi non è strano, come tutta questa assenza di soggetto, tutta questa negazione di soggetto, tutto questo rifiuto del soggetto, il rifiuto di soggettività, se non di assoggettamento, sfociasse e sfoci anche in sceneggiate in cui Althusser apostrofava Lacan di vecchio Arlecchino e Lacan gli ritorceva un antifilosofo. Destituzione, scomparsa, dipendenza, alienazione, annientamento. Ecco la descrizione che ne fa Catherine Millot nel libro La logique et l'amour. Non plus agent, mais produit. Non plus substance, mais pur effet du jeu des signifiants. Essentiellement décentré, divisé, destitué dans ses prétentions à la souveraineté, à l'autonomie et à l'unicité, tel apparaît le sujet depuis Freud. Non più agente ma prodotto, non più sostanza ma puro effetto del gioco dei significanti, essenzialmente decentrato, diviso, destituito nelle sue pretese alla sovranità, all'autonomia e all'unicità. Tale appare il soggetto dopo Freud. Tali questioni rimangono ancora aperte in Freud e in Lacan, ma nei vari ismi che a loro seguono ridiventano dei monumenti prescrittivi, rocce normative e di normazione. Sembra una gran cosa la destituzione soggettiva, quando vengono attribuite al soggetto le cose che non vanno e che non funzionano, rappresentate e realizzate anche come violenze, guerre, stupri, uccisioni. Invece, anche la destituzione soggettiva risulta la rigenerazione dalle proprie ceneri per meglio proseguire nel cerchio della macelleria umana e non solo animale. Ovvero la destituzione soggettiva ha il soggetto come orizzonte e appartiene al soggetto per la sua ricostituzione. E sarebbe da riprendere l'indagine
intorno alla terna costituzione, istituzione, destituzione. La destituzione soggettiva è il modo di leggere la psicanalisi come discorso che mette in causa il pensiero come prodotto di un soggetto, prodotto al quale si aggancia per eccellenza la coscienza. La psicanalisi avrebbe messo in luce l'esistenza di pensieri inconsci e senza soggetto. Tali sarebbero le formazioni dell'inconscio. Si tratta, per i teorici e i pragmatici dell'inconscio, di liberarsi dal postulato fondamentale che la filosofia francese non ha mai abbandonato dopo Descartes, rinforzato dalla fenomenologia. Questa è una citazione di Michel Foucault in Dit et écrit, detti e scritti, e siamo nel tomo quarto, a pagina 52. Quello che non c'è in Foucault è l'analisi e la psicanalisi. Gli sarebbe bastato leggere Guy Rosolato nei primi anni 60 e non solo apparentemente confrontarsi con Lacan per accorgersi che liberarsi dal postulato fondamentale ingrassa lo stesso postulato. Legge del rovesciamento, secondo Rosolato. La teorematica, che non sa Foucault, malgrado la sua volontà di sapere e non di potere, è che non c'è più soggetto, non la negazione del soggetto, ma non c'è più soggetto, perché non è mai esistito, se non come una creatura gnostica tardiva del upokeimenon, di ciò che sta sotto. Porterebbe lontano qui analizzare le implicazioni di quel che sta sopra, ed è il termine episteme, e di quel che sta sotto, no? Il termine latino substantia, ciò che appare, ciò che si vede, e non ciò che è presunto stare sopra o stare sotto. Foucault non è mai riuscito a liberarsi dal postulato fondamentale e oscilla a proposito del soggetto tra soggettivazione e assoggettamento. Eredità presa in carico anche da Judith Butler nella Vita psichica del potere, che non sa però come venirsene a capo, se non nel modo consueto di una critica dell'assoggettamento, e anche la biopolitica di Foucault è questo, e di una apologia della soggettivazione che oggi in ambito femminista, a orientamento psicanalitico, si chiama teoria del riconoscimento reciproco. La parte buona del soggetto, riconoscendo la parte buona dell'altro, dissipa l'assoggettamento, quale il regno dell'assenza di riconoscimento reciproco. E impero della lotta di prestigio per il riconoscimento esclusivo dei giganti della montagna a scapito degli scalognati, dei piani inferiori, ai quali peraltro Marcel Duchamp ha portato la luce e il gas. Sistema di soggetti monumentali, il termine soggetto monumentale l'abbiamo trovato nell'analisi di Pierre Legendre, e di soggetti senza monumento, è l'ipotesi che ci è toccato fare, sarebbero i servi, gli schiavi, il popolo e tutte le variazioni, Tshandala,
non solo senza monumento, ma anche senza sedia e senza calzari. Era questa l'ideologia che presiedeva a un convegno del 1973 dal titolo Lo psicologo scalzo. Certo, la descrizione dell'archivista Michel Foucault è precisa e annota appunto che il postulato fondamentale del soggetto è rinforzato dalla fenomenologia. Martin Heidegger ammette che la sua nozione di Dasein esserci, ma soprattutto essere il ci, in francese è tra là, e la distinzione, la precisazione fatta poi da Heidegger è tra le là, essere il là, essere il ci, del Dasein tradotto in italiano con esserci. Ed è forgiata, lo dice, per evitare l'impasse del soggetto cartesiano. L'antropologia cartesiana, per non aderire poi a questa antropologia. Ovvero, noi diciamo, per abbracciarla. Evitarla vale ad abbracciarla. Sostituire un termine con un altro per non incappare in un problema e aumentare quel problema, secondo la legge del rovesciamento enunciata da Guy Rosolato. Sembra una legge ironica per noi, sembra di più di una figura retorica, una figura teatrale, una figura quasi del comico, che è l'altra faccia del tragico. Non è un caso che il filosofo François Raffoul passa dall'essere per la morte di Heidegger al suo soggetto alla morte in Heidegger and the Subject, letto nel dattilo scritto originale francese. Resta qualcosa della filosofia se noi togliamo o sospendiamo il postulato fondamentale? Ecco la risposta di Nietzsche in Al di là del bene e del male. Poco a poco ho appreso a discernere che cosa è stata fino ad oggi la grande filosofia. E questo lo dice lui, l'ultimo filosofo. Poi c'è stata la post-filosofia, il primo post-filosofo è Martin Heidegger. Allora che cosa è stata sino ad oggi la grande filosofia? La confessione del suo autore. Una sorta di memorie involontarie, le confessioni, una sorta di memorie involontarie e che non erano prese come tali. Al posto di attenersi a ciò che resta, alla scrittura dell'esperienza, ci si attiene alla scrittura del proprio personaggio. Questa è la memoria involontaria, che si chiama autobiografia. Ecco Michel Foucault che a più riprese evoca il carattere autobiografico delle sue opere. C'è chi, come Giorgio Agamben, arriva a scrivere che il sadomasochismo è innanzitutto per Foucault un esperimento di fluidificazione delle relazioni di potere. Questo è nell'Uso dei corpi, a pagina 146. Forse vale quel che un personaggio di Paolo Villaggio dice a proposito di un film notissimo di Sergei Eisenstein.
è una boiata pazzesca. Tenere un discorso negativo sul soggetto, le esperienze di dissoluzione, di scomparsa, di negazione o di rinnegamento del soggetto, valgono a occupare un posto sul palcoscenico della società, dello spettacolo, diventato oggi trasparente, che è uno dei tanti nomi del biopotere e del primato del fallo, e entrambi sono un tanato potere, no? E per inciso, il sadomasochismo, cosiddetto, è una doratura del fallo, in tutta la sua falloforia. Trager, portatori gli umani, e che non si reggono, no? Devono essere retti. Da due pesi, due misure, in due modi, secondo il decreto Graziani. Non c'è nemmeno da accontentarsi di una delle grandi perle del sapere foucauldiano, le sujet n'est pas originaire. In Detti e scritti, tomo primo, pagina 615. Già che non gli impedisce il tentativo di arracher le sujet lui-même, no, di strappare il soggetto a se stesso, ovvero di mantenere il soggetto non originario, quindi secondario, sostitutivo, con gli strumenti di lettura di Foucault è impossibile leggere il Sosia di Dostoevsky. Un'impresa di disoggettivazione, quella di Foucault, ossia di risoggettivizzazione, proprio sostituendo se stesso al soggetto. Dice, me livre, je les ai toujours conçus comme expérience directe, visant à m'arracher à moi-même, à m'empêcher d'être le même. I miei libri li ho sempre concepiti come esperienze dirette che mirano a strapparmi da me stesso, a me stesso, a impedirmi di essere lo stesso. Detti e scritti, tomo quarto, pagina 42, evoca qui, senza che sia una citazione, quel passo di Martin Heidegger in cui dice che l'itinerario di vita è dallo stesso allo stesso, passando per lo stesso. È il colmo della soggettività impedirsi qualcosa e garantisce di rimanere se stessi dallo stesso allo stesso, passando per lo stesso. Armando Verdiglione, in una prima fase della sua elaborazione, in luogo dell'evento e dell'avvenimento, aveva introdotto il termine soggettuale come effetto. E oggi il suo gesto risulta una parodia del soggetto di Cartesio e degli altri. Alain Badiou, in quanto filosofo, non distoglie l'evento dall'essere, no? Il suo grande libro è L'être et l'événement, l'essere e l'evento, che ha come sua altra faccia il sistema dell'avere, proprio quel capitalismo che il filosofo combatte. Dovremmo quindi parlare del sistema dell'avere e dell'essere, che in Freud si chiama primato del fallo, essere o avere il fallo, e che è stato introdotto come questione
e come parola da Aristotele, sistema, che ha adottato da ogni gerarchia e che sfavilla oggi il sistema con la maschera dell'antisistema. I tiranni avanzano con il volto degli antitiranni, il conformista avanza col volto dell'anticonformista, l'autoritario, eccetera, avanza col volto dell'antiautoritario. Lo stupratore avanza col volto dell'uomo femminista. Questo permette a Foucault di precisare niente di meno che il compito della filosofia. La tâche de la philosophie actuelle et de toutes les disciplines théoriques, c'est de mettre à jour cette pensée d'avant la pensée, ce système d'avant tout système. Il est le fond sur lequel notre pensée libre, entre guillemets, émerge et scintille, pendant un instant, un seul instant. Allora, il compito della filosofia attuale e di tutte le discipline teoriche, puntini puntini, è di mettere a giorno questo pensiero che è prima di ogni pensiero, il sistema prima di ogni sistema. Sempre sistema, eh? È il fondo, abbiamo anche il fondamento, il fondo, sul quale il nostro pensiero libero emerge e scintilla. Per un istante, non di più. Sempre Detti e Scritti, tomo primo, pagina 515. Peraltro il sistema, prima di ogni altro sistema, è interessato a sopprimere anche l'istante, nemmeno per quell'istante c'è quello che presume. E per questo basta attribuire la libertà al pensiero, ossia al soggetto. Invece la libertà è una proprietà del principio della parola. E non del soggetto come sua ipostasi. Occorre sfatare che il secondario possa coprire l'originario. Occorre sfatare che l'impalcatura sia essenziale alla struttura, alla costituzione, all'istituzione della società, come si evince dalla teoria sofisticatissima di Pierre Legendre. Allora del tempo emerge l'eternità di ciascun istante, quando noi sfatiamo le credenze che ho detto. Il tempo è misura e non è misurabile. Non c'è un istante, quale eccezione è il tempo come durata, in cui ogni altro istante sarebbe spento senza scintilla. Il tempo è la schisi, il taglio, la divisione. Non c'è soggetto che possa assumerla, non c'è questo soggetto diviso dell'acanoidismo. C'è in Lacan, ma non è l'acanoidismo in Lacan, è una questione aperta. Il soggetto diviso rimane soggetto anche quando è posto come soggetto dell'inconscio. Le cose che noi diciamo confrontandoci con il testo di Armando Verdiglione appartengono a quel testo che Michel Foucault non può leggere e a maggior ragione i suoi epigoni non possono farlo. Lacan è arrivato a dire che l'anima è un fantasma, annuncio alla teologia ancora prima che alla filosofia, che poi ha fatto suo questo termine, no?
ma non investe con lo stesso metodo la nozione di soggetto, che è pura rappresentazione. Come altro leggere l'aforisma celebre di Lacan? Un significante rappresenta un soggetto per un altro significante. Per questo aspetto Lacan stesso, e non solo la psicanalisi d'orientamento lacaniano, rafforza la fenomenologia, ossia il postulato fondamentale, la presunzione sulla parola, la presa sulla parola che nega la presa della parola. Nega che non la parola agisce, ma gli umani agirebbero a partire dai loro discorsi. E il nome di Dio è un discorso umano, umanissimo, anche il nome del popolo. Infatti, anche le visages inclinés vers lui dont nous ne savons rien, il volto inclinato verso la notte di cui non ne sappiamo nulla, appartiene alla costellazione del soggetto, inclinazione soggettiva. Se Michel Foucault avesse intrapreso il sentiero della notte, si sarebbe imbattuto nella rimozione originaria. E se avesse imboccato anche il sentiero del giorno, si sarebbe imbattuto nella resistenza originaria, rispettivamente non dell'avere e non dell'essere, che avrebbero vanificato la sua immaginazione e la sua credenza nel soggetto. No, ci sarebbe un soggetto dell'avere e un soggetto dell'essere. Un soggetto del non dell'avere e un soggetto del non dell'essere. E qui sta la dialettica del padrone dello schiavo, questa coppia, questo animale anfibologico più che coppia oppositiva. Sul non dell'avere e sul non dell'essere, sul funzionamento della rimozione, sul funzionamento della resistenza, non si può edificare, costituire e istituire nessun soggetto. Non si può edificare sull'inconscio, non si può edificare sulla logica, non si può edificare sul numero. Ecco perché è inutile la destituzione soggettiva, no? L'ipotesi di Foucault, se non come quell'impalcatura ideologicamente destituente, ma effettivamente soggettivizzante e assoggettante. Il viaggio della vita, dal latte al miele, dall'apertura alla cifra, non ha bisogno del concetto di soggetto, non c'è il soggetto del viaggio. Anche l'amore non ha soggetto, l'amore è senza più soggettivazione e assoggettamento, come tenta di fare invece Giulia Sis nel libro sulla gelosia, che gli incolla a fianco la gelosia e non contenta anche la collera. È il suo modo di leggere il caso di Medea. Forse lo riprenderemo in qualche altra lettura. Occorrerebbe riprendere anche il discorso amoroso di Roland Barthes. È uscito il libro con i suoi seminari sul discorso amoroso, mentre era stato pubblicato in vita, è noto, i frammenti di un discorso amoroso. Era il discorso del frammento, il discorso di Roland Barthes.
e quindi valutare se i suoi frammenti non siano ancora quelli di un soggetto per il meccanismo diviso, biopsione, e invece non più diviso, ma addirittura frammentato. L'audacia di dire non c'è più soggetto, come Lacan ha detto che non esiste l'anima, al momento è stato l'appannaggio della lettura di Armando Verdignone.